Il ministro delle comunicazioni. Non ho piacere. Ciao, sono Roberto. Bene, tu? Io. A noi ci interessa. Certo. Sono intanto un grande ammiratore di Alberto Sordi, come tutti gli italiani. Grazie. Ecco. E a lui debbo questa targa, e della Doda Ministro, Festa della Repubblica, la RAI ad Alberto Sordi, l'italiano più italiano del cinema italiano. Io, da cittadino e da ammiratore di Alberto Sordi, devo dire all'attore che ha saputo fornire una fotografia straordinaria di questi italiani, con le luci, le ombre, i pregi, le virtù, le spacconate e la grande capacità nelle difficoltà di trovare una forza interiore capace di farle superare. Grazie a tutti gli italiani per averci rappresentato anche fuori dall'Italia. Non ho fatto. Non ho fatto nessuno sforzo. No, grande. Alberto, grazie. Grazie. Mi hai fatto un regalo immenso, Mendo. Grazie mille. Grazie. Alberto Sordi. Grazie. Dobbiamo dire che qui si celebra l'anniversario della Repubblica. Sì. Tra qualche settimana festeggeremo a Roma un compleanno, l'80esimo, quello di Alberto Sordi. Non che ho diventerà potuto sfuggire questa sindaco volta della città per un giorno. Bene, grazie mille di tutto. Sì, ci vediamo. Un altro regalo. Un altro regalo. Sì. Un regalo per un amico, per una persona che apprezzo e che stimo, a cui debbo un grazie anche da ministro della televisione, per quello che fa, per come rappresenta anche con la canzone questa Italia per gli italiani e abbiamo visto anche per gli italiani che non risiedono nel nostro paese. Io sono siciliano, come sai, sì. Ho scelto due autori, Sciascia e Pirandello. Sciascia e Pirandello, meraviglioso! L'uno intellettualmente aristocratico, cupo. Vero, vero. E l'altro invece gioioso, giocoso, capace di affrontare la vita come sanno fare gli italiani. E come... Ti ringrazio molto, veramente. Grazie, ciao, salutatore. Grazie a tutti. Arrivederci, qualche secondo di pubblicità. Grazie. E siamo subito da voi. Grazie.